Paola Caruso, dopo il recente intervento, ha dovuto sottoporsi ad una operazione d'urgenza. Ecco come sta ora la nota showgirl. Paola Caruso alcuni giorni fa è stata vittima di un incidente avvenuto nel corso del programma Pechino Express, in onda su Rai 2. Qualche giorno fa Paola Caruso ha avuto un incidente durante la finale dell'Adventure Game Pechino Express, ed è stata operata d'urgenza. L'incidente di Paola alla festa.Egli ha nota showgirl insieme al cast del reality, ha festeggiato la fine della settima edizione di Pechino Express in un noto locale di Milano, dove ha visto anche l'ultima puntata insieme ai suoi colleghi. La finale di Pechino Express è stata molto avvincente e proprio nel momento della proclamazione dei vincitori, è accaduto il peggio. L'evento è stato ripreso in diretta sui profili social ed è stato molto seguito. Quando il conduttore Costantino Della Gheradesca ha annunciato i nomi dei vincitori, ovvero Maria Teresa Ruta e Patrizia Rossetti, c'è stato un attimo di grande caos nel quale Paola Caruso si è presa una borsettata da un uomo. L'infortunio per fortuna non è stato grave, ma la Caruso ha subito danni al naso, ed è stata operata. La showgirl ha rilevato il suo incidente sui profili social e ha ringraziato tutti i suoi fans per l'affetto dimostrato e per essersi preoccupati per lei. Queste le parole che ha espresso Ieri sono stata operata d'urgenza a Roma dal mio chirurgo di fiducia. Ci mancava questa. Però, l'importante, è che mi hanno messa a posto. Tanto spavento per Paola Caruso. Tanto spavento per la showgirl che in seguito all'episodio accaduto ha dovuto sottoporsi ad un intervento chirurgico. Per il colpo subito al naso, Paola Caruso ha deciso di rivolgersi al suo chirurgo, ed è stata sottoposta all'intervento. Adesso la showgirl sta bene, e tra qualche giorno toglierà anche le bende. Facciamo un grosso in bocca al lupo a Paola Caruso.